Siamo Serchi, Alona e Makar, veniamo da Vorzel, vicino Bucha, dove la situazione è molto difficile. Io sono un militare dell'esercito ucraino, ma oggi dedico la giornata a salutare la mia famiglia. Abbiamo sentito che c'è la possibilità di andare in Italia e mio figlio ha bisogno di un'operazione che qui ora non può fare, e così con mia moglie abbiamo deciso che la cosa migliore era che loro partissero per mettere in salvo lei e il bambino, così che possa curarsi. Questo nucleo familiare è quello che ha colpito tutti al cuore, anche me. Primo pensiero, che può sembrare banale, però ho pensato chissà se si rivedranno ancora tra di loro, perché lui sta combattendo al fronte. In questo momento provo un senso di speranza per la mia famiglia e mi sento più tranquillo a rimanere. Il pensiero di dovergli dire addio è nella mia mente da quando sono stato chiamato nell'esercito, ma cerco di non pensarci. Oggi però sono felice perché so che loro saranno al sicuro. Dopo aver visitato questo bambino, abbiamo iniziato a cercare per lui una collocazione nei vari punti di accoglienza, sia della capitale ma anche di altre strutture. E abbiamo incontrato delle difficoltà. In questo momento collocare le famiglie è difficilissimo, le strutture sono sature. E mentre facevamo queste telefonate, mentre cercavo per lui una collocazione, ho detto va bene, lo accoglierò io questa mamma con questo bambino. Vivo fuori Roma, quindi ho un po' più di spazio e posso farlo. All'inizio, scherzando, ho detto va bene, lo prenderò io se non si trova posto. Invece poi ho capito che stavo dicendo la verità e ho capito che forse stavo facendo la cosa più bella che potessi fare in questo momento. Infatti ora mi sento molto molto emozionata. Non nascondo che questo viaggio è difficile per noi, siamo lontani dai nostri cari, ma voglio ringraziare dal profondo del cuore tutta la Croce Rossa per l'aiuto che ci sta dando. È davvero incredibile. Questo che ci sta succedendo dimostra che al mondo ancora esistono persone buone. Spero solo che la pace arrivi il prima possibile e che non servano più evacuazioni di questo tipo. Makar!